i suoi problemi, che effettivamente era piccola. Ricordo un aneddoto che l'avevo misurato in palestra, avevo messo un segnale, dico, quando arriviamo a sta misura noi spaccheremo il mondo, giusto per dire una fregnaccia, insomma. A quella misura non ci arrivo mai, però lei effettivamente fece delle cose immense. Margherita Sidoti, titolo europeo nel 90 a Spalato. Brillante, composta la sua marcia. Vidi una ragazzina che in mezzo agli altri era la metà e che camminava forte, in fretta, in fretta. Guardandola fisicamente dice, ma dove vuole andare questa piccolina qua? Ma sì, ma questa dove va? E invece questa qua. Margherita Sidoti cadeva nel 90 che vincesse a Spalato il titolo europeo, accadeva nel 97 che vincesse a Rapelli il titolo cioè, sembrava qualcosa in meno, 1,50, però nella grinta e nella determinazione aveva qualcosa che tante altre non avevano. Come fa una donna che secondo me è fisicamente negata a far quello che ha fatto lei? Soltanto con la determinazione. Anna Rita non doveva andare, eppure lei che ha fatto? Si è allenata, perché non se ne veniva al mare con me. No, io mi devo allenare. Io vado ai mondiali, diceva. Lei se lo sentiva. Se ne è andata ai mondiali e li ha vinti. Ma è riuscita a vincere i mondiali, è riuscita a vincere gli europei, è riuscita a vincere il campionato del mondo squadre, ha segnato un'epoca. Poi ho scoperto cosa aveva Anna, aveva dentro qualcosa di incredibile.